Sto uscendo da poco con una ragazza e soprattutto in questo momento particolare non so se mi fa bene, se mi fa male, se uscire con questa ragazza nel frattempo che sto cercando di riconquistare la mia ex sia la cosa ideale. Quindi come dovrei prenderla un po' questa faccenda? So che di partenza questo potrebbe sembrare un problema non problema, tuttavia ci sono tutta una serie di controindicazioni, se così vogliamo chiamarle, che è bene tenere in considerazione. Quindi se ti interessa l'argomento, benvenuto. Intanto, se non mi conosci, io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato, ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Inoltre, se guardi giù in descrizione, troverai un sacco di altro materiale da consultare, tipo le interviste ai miei clienti, tipo video gratuiti, insomma, un mini corso, eccetera, 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 cose che sicuramente ti aiuteranno a migliorare il tuo processo di riconquista. Quindi dai un'occhiata, cerca, fai sbriga, perché sicuramente troverai un sacco di materiale utile. Dicevamo quindi, uscire con un'altra ragazza nel frattempo che tu sei in un processo di riconquista. Questa è un po' la premessa. Questo argomento è un argomento abbastanza delicato perché da una parte è vero che tu e lei vi siete lasciati, è vero che lei è libera di fare quello che le pare, come lo sei anche tu per certi versi. È assolutamente vero che c'è bisogno anche di distrarsi ed è assolutamente vero che l'uomo ha dei bisogni fisiologici molto importanti da dover soddisfare, quindi tutto assolutamente vero. Ma fa bene o fa male al processo di riconquista? Le risposte in questo caso sono molteplici e quindi andiamo a dare un'occhiata, ad affacciarci alle diverse situazioni. Situazione numero 1. Come lei può avere una relazione di rimbalzo? Anche tu puoi cadere nella stessa trappola, cioè anche tu puoi conoscere una persona e finire in una relazione di rimbalzo. Qual è la differenza? Cioè, dove ci può essere una differenza? La differenza c'è nel momento in cui tu processi diversamente la rottura. Allora, in quel caso, magari la relazione di rimbalzo tua, inteso, può avere delle forme diverse, però c'è alla base la necessità di capire effettivamente su quale strada sei. Fino a quando si è nella totale trasparenza anche con le altre persone, fino a quando si vive un po' alla giornata e si naviga un po' a vista, va tutto bene. Cioè, fin qua siamo d'accordo. Quindi, nella totale, diciamo, apertura, nel totale rispetto di entrambe, diciamo, le figure all'interno della coppia, ecco che qua possiamo fare tutto quello che ci pare. C'è però un problema che tanti sottovalutano, cioè i sensi di colpa post-coito. Che cosa sono i sensi di colpa post-coito? Sono tutta quella serie di emozioni legate appunto al senso di colpa nel aver fatto una cosa in controtendenza rispetto ai nostri valori. E questo è un problema, perché nel momento in cui arriva questo tipo di senso di colpa, inevitabilmente, in maniera abbastanza inconscia, c'è in qualche modo lo stimolo, la necessità di autosabotarsi. C'è in qualche modo, non si sa neanche il perché, ma mi sono ritrovato in questa condizione, che quindi in qualche modo accade questa dinamica dove io mi vado semplicemente ad autosabotare, che possa essere attraverso il fare delle cose nei confronti della mia ex che magari non sono totalmente in linea con il concetto di riconquista, oppure semplicemente mettermi da solo i bastoni tra le ruote. Perché? Perché devo punire me stesso. Perché da una parte c'è il mio bambino che voleva giocare ed è andato a giocare, ma questo bambino in qualche modo si sente in colpa perché doveva badare al cane. E quando torna a casa il cane sta male. E a quando arriva il nostro genitore interno, che cosa succede? Succede che avviene uno strappo, avviene un conflitto ed ecco che il bambino si flagella anche da solo. Ecco, se stai un po' con te stesso, se parli un po' con te stesso da questo punto di vista, sicuramente riesci poi ad avere due pesi, due misure. Sicuramente riesci ad avere, diciamo, una visione un po' più ampia, dove magari in questo momento specifico che stai vivendo ancora questo dramma, stai vivendo ancora questa situazione, forse non è propriamente il caso di buttarsi in un'altra relazione. Altra faccenda è se effettivamente trovi una persona che in qualche modo ti fa sentire
in maniera diametralmente opposta rispetto alla tua ex, in quel caso ovviamente semaforo verde. Quello che io consiglio sempre è di andare a valutare questo principio del senso di colpa post coito, perché è lì che si gioca la partita, perché fino a quando parliamo, fino a quando interagiamo, usciamo, sbrighiamo, eccetera, è un conto. Quando poi si passa a un contesto molto più intimo, che è quello della sessualità, ecco che lì è un po' più articolata come faccenda. E se per certi versi molte persone sono consapevoli di quello che stanno facendo, per altri versi molte altre persone fanno roba legata al bisogno, ok? Quindi c'è una costante proiezione di immagini, di sensazioni, di emozioni che ha a che vedere con l'altra persona, ma che partono in qualche modo da uno stato proprio di non risolutezza. Ecco che nella non risolutezza si aprono drammatizzazioni, perché poi dopo non sei più tu con te stesso e il tuo malessere è solo con te stesso, ma c'è di mezzo un'altra persona, c'è di mezzo poi la tua ex e tante altre cose che in qualche modo si autoalimentano. Quindi ha senso uscire con delle altre persone? Acciminchia sì, nel senso che assolutamente sì, e consiglio, andate, me l'ha scritto il dottore, ok? Me l'ha consigliato il dottore, devo uscire con altre donne, fantastico. Tuttavia, qua ti devi un po' misurare tu con te stesso, ok? Quindi fino a quando sei, ripeto, nella direzione della riconquista e allo stesso tempo ti concedi il permesso di fare anche altro, mi raccomando, questo altro deve in qualche modo combaciare con i tuoi valori. Se questo altro non combacia con i tuoi valori, ecco che qua abbiamo un problema, perché andrai ad autosabotare te stesso, rovinando relazione 1 e riconquista 2, ok? Ho visto un sacco di robe di questo genere, quindi te lo dico veramente a ragion veduta. Quindi mi raccomando, vada bene, fai molta attenzione a quello che devi fare, dopodiché sulla base di questo chiaramente ci sono degli altri aspetti che possono essere gestiti. Quindi nel frattempo vatti a vedere anche questo video, mi raccomando, parla sempre di riconquista, parla sempre di distacco, eccetera, eccetera, e noi ci vediamo alla prossima, e mi raccomando anche non fare cazzate. A presto!